Buongiorno a tutti da Nonna Stefania. Oggi facciamo il risotto con la provola e il radicchio rosso. È una ricetta un po' più invernale secondo me, ma visto che sono rimasta indietro con le richieste sul gruppo Facebook che mi metto in pari. Allora, gli ingredienti. 400 g di riso. Servirebbe del riso o Roma o Carnaroli. Io non ce l'ho, uso quello che ho in casa. Cambierà solo leggermente il tempo di cottura. Abbiamo detto 400 grammi. Poi 200 grammi di radicchio rosso. Io l'ho già tagliato a listarelline. L'ho fatto a mano questo perché col cuoco così non ci si riesce. Poi 100 grammi di provola. Io uso quella dolce perché la affumicata non mi piace tantissimo. Di solito la ricetta originale è con la provola affumicata. Una cipolla. Io uso le cipolle bionde, ma potete usare tranquillamente quella che preferite. Mezzo bicchiere di vino bianco, ovviamente. 50 g di burro e circa un litro di brodo fatto con il preparato per brodo vegetale. Io sto usando quello in crema che ho fatto io, ve l'ho già fatto vedere in altri video. Allora, innanzitutto il cuoco ultra blade perché andiamo, questo meglio di no, sarebbe un po' pesantuccio. Prima di tutto minuziamo la cipolla. Importa che sia a pezzi piccolissimi. Quindi si cambia la lama. Io in questo caso uso questa per montare perché 400 grammi di riso sono tantini, preferisco farli muovere. Allora, tiriamo giù tutti i pezzettini della cipolla. E anche quelli che sono finiti sul coperchio. A questo punto aggiungo il burro. Talmente caldo che si sta già sciogliendo e facciamo imbiondire la cipolla, quindi dovendo imbiondire la voglio soffriggere ma non voglio che resti troppo a contatto, quindi metto velocità 3, 130 per 5 minuti. Il tappino lo posso anche togliere, quindi se ne approfitto per far cascare anche questi due pezzettini e lasciamo soffriggere la cipolla. Ci rivediamo alla fine dei 5 minuti. A tra poco. Ok, siamo praticamente alla fine dell'imbiondimento della cipolla. Vediamo un po', come al solito lo fermiamo. Io già mi mangerei solo la cipolla così col burro perché è buonissimo, lo di profumo. Ok. Abbasso la cipolla dalle pareti del cuoco. Aggiungo il radicchio. Ancora un po'. Qui ho il consorte che mi fa strani segnali perché si vede che ho la mano fasciata. Dice, dagli una spiegazione.
immagino che non me ne freghi niente comunque. Io ho una tendinite al pollice che ormai è diventata mia compagna di disavventure. E facciamo insaporire con la cipolla il radicchio per 5 minuti. Stavolta uso direttamente lo slow cook, che potevo usare anche prima, ma oggi sono stordita, quindi non ci fate caso. E ci rivediamo di nuovo alla fine dei 5 minuti. A metà dei 5 minuti, o dopo la metà, magari diamo una giratina al radicchio e lo abbassiamo. Anche perché qui c'è un po' di cipolla ammassata. Ok, e qua. E da quest'altra, non ci arrivo, aspetta. Il Kama Sutra del radicchio. Facciamo finire di insaporire. E ci rivediamo fra un Pronti? minuto e 50. 3, 2, 1, qui. Si forma. Ritolgo il grosso dalla lama, dall'accessorio per montare, che in questo caso ci fa da mescolatore. Ho visto una modifica interessante fatta su il nostro, anche più appostata anche sul nostro gruppo di Facebook. Adesso aggiungo il riso. Il vino e qui si fa a colpi di tostatura, quindi si va, azzeriamo e di nuovo slow cook per 5 minuti. Dicevo, ho visto una modifica interessante. Un utente del gruppo ha proposto uno di questi accessori qua per montare, modificato per mescolare in modo adeguato. L'ho trovato una modifica interessante, sarebbe utile sia che Moulinex prendesse in considerazione la cosa. Vi dirò che sono stata tentata diverse volte di provare anche a fare questo tipo di lavorazioni con la lama per impastare, però poi ho paura che mi vada a rendere il riso una crema, quindi ho evitato. Però la modifica con mezza aletta su e mezza aletta tolta è abbastanza interessante. Sarei quasi tentata di provarla anch'io se il marito mi aiuta a tagliare la plastica. La faccia in questo momento è imperscrutabile, non so cosa dirvi al riguardo, ma conoscendolo lo dovrò torturare perché mi faccia questa modifica. Facciamo tostare il riso e ci rivediamo fra 3 minuti e mezzo Prima circa. di arrivare a fine tostatura, magari gli do lo abbasso sulle pareti e lo giro un attimo, così apro direttamente senza neanche stopparlo. Il problema dell'accessorio per montare è che muove meglio il cibo, ma ce ne resta anche un sacco incastrato in mezzo. Comunque, come ho già detto anche in altri video, dovreste sentire il profumino che è già molto molto appetitoso, già adesso. Allora. Facciamo finire di insaporire, anzi di tostare. E ci vediamo alla fine del minuto e 22. Ci siamo, 2, 1. Questo punto aggiungo, aspetta che lo faccio a favore di camera,
quasi tutto il brodo, non ce lo metto tutto, me ne conservo un po', abbassiamo il riso. E lo facciamo cuocere con il P3, però io lo abbasso a 18 minuti e controllerò verso 12-13 minuti a che punto è la cottura. Ovviamente il tappo in questo caso va nella posizione per far uscire il vapore. Il brodo, non ve l'ho detto, era già caldo. Lo potete fare anche usando il brodo, diciamo, a temperatura ambiente, cioè sciogliendo direttamente il preparato, però vi cuoce un po' meglio se ce l'avete caldo. Io penso qua praticamente tutti abbiamo un microonde, io scaldo di solito, infatti questo è un Pyrex da microonde, scaldo nel microonde e l'utilizzo bello caldo. Ci vediamo verso, mio marito infatti dice, ma quella roba lì, il formaggio, quando si mette? Si mette un paio di minuti prima della fine, per quello che vi dicevo, verso 12-13 minuti controllo, assaggio, se serve aggiungo sale, aggiungo brodo, e poi un paio di minuti prima che abbia finito di cuocere aggiungiamo anche la provola. A tra poco. Ecco qua, sono passati circa po' più di 10 minuti, io questo, ho già aggiunto il resto del brodo che avevo perché mi sembrava che stesse asciugando troppo velocemente. A questo punto assaggio, il riso si vede che non è ancora cotto. E manca terribilmente di sale, ma me lo aspettavo, perché ho usato il preparato per brodo, quello che ho fatto senza sale. Quindi aggiungo un po' di sale, non ne metto comunque tantissimo perché poi il formaggio è abbastanza saporito, quindi siccome non lo voglio particolarmente salato, anche se col caldo, perché si era girato, non si sa, vabbè, facciamo ripartire. Io mi sono già preparata dell'acqua qui da aggiungere, tenete d'occhio magari le prime volte che preparate i risotti e prendete le misure sul riso che utilizzate abitualmente, sia quanto liquido serve, sia il tempo giusto di cottura. Magari le prime due o tre volte vi viene o troppo asciutto o sovraccotto, anzi scotto il riso, papposetto, che non è il massimo per i risotti secondo me. Quindi se il vostro riso vi dice cuoce in 18 minuti, a 16 fermate tutto, assaggiate e controllate. Diciamo fermatevi un paio di minuti prima rispetto a quelli che sono i tempi che vi vengono dati. Questo sta asciugando abbastanza velocemente fra l'altro. 3 minuti, casomai ci aggiungo un pochino d'acqua fra poco, e regolatevi appunto sul tempo che è impiegato il vostro riso. Fate anche ovviamente le debite proporzioni con le quantità. Qui stiamo lavorando, vi ricordo, con 400 grammi di riso, quindi sono 4 porzioni abbondanti. Ci vediamo fra un minuto e mezzo, perché a questo punto lo riassaggio ed eventualmente aggiungo il formaggio e per me potrebbe anche essere pronto. A fra poco. Manca un minuto, così a naso, perché sento, voi non sentite l'odore ma io sì, direi che ci siamo come cottura. Lo assaggio un attimo, ma sì, quindi aggiungo e là. Oggi ho le mani di burro. Poi siccome tende a non
affondare, gli do anche una mano. Ve lo facciamo lavorare per l'ultimo minuto. Proviamo pure il tappo così si vede bene. Mancano 20 secondi. E direi che ci siamo. 4, 3, 2, 1. Voilà. Me ne tiro un po' su così vedete la consistenza. Sì, ora te lo abbasso un attimo. Il cameraman si lamenta che sto troppo alta. Eccolo qua. Abbastanza cremoso, non troppo liquido. Il riso era meglio se avevo quello giusto, però non male. La prossima ricetta che vi farò vedere, visto che siamo in stagione, faremo una bella passata di pomodoro. Mio marito sta già storgendo il naso, a lui il pomodoro non piace, quindi un intero video col pomodoro per lui sarà una tortura. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da nonna Stefania e buon appetito a tutti. Ciao ciao.